cominciato a donare proprio per fare del bene alle persone. Pensavo di non poter donare e invece ho fatto gli esami e posso donare. Da lì ho cominciato. Ho accompagnato un amico, ero restio sinceramente. Ho iniziato quando avevo 18 anni. Ho cominciato un po' per scherzo, dopo una visita con la scuola sono andata a fare la prima donazione. È iniziato per scherzo e finito come una ragione di vita. Ormai è 30 anni, 50 anni e 30 anni che dono. Secondo me è importante non iniziare a donare subito, ma quando si è pronti, perché poi dopo si capisce quanto è facile donare sangue e una volta iniziato non si ferma più. I donatori arrivano con molto entusiasmo quando vengono qua. È diventato un po' come una zia che vado a trovare quelle 3-4 volte all'anno, mi trovo bene, mi coccola, mi ha cresciuto notevolmente, diciamo. Hai la possibilità di essere controllato ogni 3 mesi, che magari io non lo farei. Interagiamo molto, entriamo quasi in empatia con il donatore. Perché poi li incontri per strada, ti riconoscono, ti salutano, cioè, a volte si diventa anche, tra virgolette, amici. E conoscere queste persone che ti ringraziano di questo semplice gesto che fai è stata un'esperienza bellissima. Non penso di salvare il mondo, semplicemente mi basta essere utile a qualcosa, a qualcuno. D'estate c'è proprio più bisogno di sangue. Io sono volontario in ambulanza, so bene quanta gente può aver bisogno. Devo donare prima di andare in vacanza, non vado senza aver donato. È una cosa che va provata. Ti cambia veramente il modo di vedere le cose. È sempre stato, come dire, un punto, una certezza. Non mi costa niente, però a chi lo riceve, riceve tanto. Con poco tu puoi veramente salvare una vita, e non è poco. È una gioia, è qualcosa di meraviglioso. Provare per credere.